con la sua Cremona. Il CT azzurro Omeo Sacchetti firma la prima sorpresa del campionato. Lavanoli e Spugna dopo due supplementari il campo della due volte finalista Trento 104-99, trovando Dau e Slick Saunders 29 punti le giocate decisive. È la guardia americana a forzare entrambi i prolungamenti. E nel secondo overtime è su il 4-0 che consegna la vittoria a Cremona, che trova ottime cose anche da Drew Crawford, 18 punti per il figlio di Danny, uno dei più grandi arbitri della storia della NBA, dal giovane Peyton Aldri 18 e da Gianpaolo Ricci 15. Italia scopre colè in attesa di Milano e Venezia, principali candidate allo scudetto, è così Avellino la prima biga a brillare. Sull'asse formato dall'ex campione NBA Norris col 21 punti e 13 assist e Caleb Green 32 e 15 rimbalzi l'Asi di Gas domina contro Cantù 98-81 nel match giocato sul neutro di Pistoia. Ma il serbo neozelandese Nenad Vucinic conta anche sui 15 di Demetris Nicholas e 12 con 10 rimbalzi per Matt Costello, ex San Antonio Spurs. Domenica Milano e Venezia. Il primo turno entra nel vivo domenica con il big match del taliercio tra Venezia e Torino. Il debutto in campionato di Larry Brown è sul campo dell'Umana Rey reduce da un precampionato complicato a causa degli infortuni. Non a caso Venezia è corsa ai ripari ingaggiando il centro Gasper Widmar, campione d'Europa con la Slovenia. Milano, fresca di Supercoppa vinta, debutta in casa contro Brindisi, imbattuta in precampionato. Curiosità per l'altra regina dell'estate, Sassari, capace di battere anche il Fenerbahce. Il banco Sardegna inizia a Reggio Emilia. Nel posticipo su Rai Sport c'è Trieste Virtus Bologna per i Giuliani e il ritorno in A dopo 14 anni, e si verifica nel remake della finale di A2 di un anno e mezzo fa, quando furono le Gunere a prevalere. Serie A, un grado turno sabato Avellino Cantù 98-81, Trento Cremona 99-104 di 2TS. Domenica, ore 17 Reggio Emilia Sassari, 17,30 Milano Brindisi, 18,15 Venezia Torino, 18,30 Pesaro Pistoia, 19,30 Varese Brescia, 20,45 Rai Sport Trieste Virtus Bologna.